Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video qui sul mio canale YouTube. Oggi sono molto gasato perché andremo ad aprire un pacchetto che aspettavo da un bel po' di tempo. Lo avrete sicuramente visto magari su Instagram, ma ve lo faccio vedere anche qui. Questa è la mia nuova tastiera di Nufi, non ho idea, la Air 75. Questa è una tastiera meccanica davvero molto molto carina. Quindi direi di non perdere altro tempo, andiamo subito ad unboxarla e scopriamola assieme. Ed eccoci qui pronti per il nostro unboxing. Come vedete il packaging è davvero molto carino. Ripeto un attimo, questa è una tastiera meccanica da parte di Nufi o Nufai, non scopriremo mai la vera pronuncia del nome. Air 75, quindi una tastiera compatta con il 75% dei tasti. La tastiera è ultra fina, come vedrete anche i tasti sono veramente sottilissimi, quindi per essere una tastiera meccanica è un po' diversa dal solito. Questa nella fattispecie monta degli switch brown, quindi con solo un pochino di click, diciamo, quindi è una via di mezzo tra il rosso e il blu della mia Keychron, che veramente fa un casino bestiale. Cosa molto interessante di questa tastiera è che una batteria di 2500 mAh, RGB per la retroilluminazione e, cosa molto importante, connessione sia via Bluetooth che via Wi-Fi, cosa che mi servirà molto e lo scoprirete perché in un momento. Quindi apriamo questa plastica perché sono veramente molto curioso di vederla dal vivo, perché in foto sembra davvero una figata. Speriamo anche dal vivo venga confermata la sua bellezza. Quindi togliamo questo e apriamo qui. Vediamo, ok, qui abbiamo ovviamente delle istruzioni e qui dietro alcuni sticker, come potete vedere. Ovviamente qui abbiamo la nostra tastiera, che per il momento mettiamo un secondo da parte, e vediamo cos'altro abbiamo all'interno della scatola. Ok, qui abbiamo ovviamente un cavo USB di tipo A, USB-C per la connessione cablata della tastiera e per la ricarica. Questi che vedete arancioni sono praticamente degli riser, o comunque dei piedini per alzare l'inclinazione della nostra tastiera. Apriamo con il coltellino, altrimenti qua ci mettiamo una settimana. E assieme appunto a questi riser abbiamo anche ulteriori tasti, e ragazzi poi vi faccio vedere perché abbiamo altri accessori qui a lato. Abbiamo Alt e questo tasto, vabbè, poi vedremo come potremo utilizzarli. Mettiamo da parte questa carta. Qui abbiamo degli altri switch rosso, blu e marrone, probabilmente per fare delle comparazioni in caso vogliamo cambiarli. E cosa molto importante di cui vi ho appena parlato, il ricevitore Wi-Fi. Questo mi servirà per la mia Xbox Series X, ve lo anticipo. E qui abbiamo l'estrattore dei tasti in caso volessimo cambiarli. Ripeto, tra un attimo vedrete. Qui abbiamo invece la nostra tastiera. Promette già molto molto bene. Tagliamo la plastichina. Ragazzi, che figata! Ok, questa è la mia primissima tastiera low profile, quindi come potete vedere è veramente molto fina, a differenza della mia Keychron, che come potete vedere è tutto tranne che fina, è veramente gigantesca. Come potete vedere è praticamente il doppio più grossa. Veramente molto carina. Accendiamola. Qui dietro abbiamo il nostro switch per accenderla, wired off wireless, e qui possiamo anche scegliere se impostarla per Windows o Mac, ovviamente nel mio caso Mac. Qui abbiamo l'ingresso USB-C per la ricarica e la connessione via cavo, e come vedete la tastiera si sta accendendo, davvero molto molto bella. Andiamo subito ad applicare sul retro i nostri risers, che sicuramente mi serviranno perché altrimenti sarebbe troppo piatta. Come vedete sono magnetici, veramente molto carini, sia per il colore arancione che per come si vanno ad attaccare alla nostra tastiera. E qui dietro potete vedere questa placca in alluminio molto molto carina, con i vari seriali e
numeri su informazioni della nostra tastiera. Ora sono curioso di sentire il rumore che fa una tastiera con i switch marroni. Ragazzi, tutta un'altra roba. Vi faccio capire perché vi dico tutta un'altra roba. Ascoltate un attimo. Cioè, ci siamo capiti? Ok. Ed eccoci qui tornati, ragazzi. Ho usato per mezz'oretta la tastiera, l'ho configurata per bene, ho imparato le varie combinazioni che ci permettono di utilizzare i vari LED, sia questi di segnalazione delle batterie laterali che le varie funzioni di luce della tastiera, e soprattutto l'ho provata con la mia Xbox tramite dongle wifi, e ovviamente l'ho collegata al MacBook tramite Bluetooth. Come potete vedere, purtroppo voi vedete sfarfallare tutto, perché purtroppo il LED si vede così in camera, ma vi assicuro che è un bellissimo colore solido e un gradient veramente molto carino. Purtroppo in camera non ha la stessa resa. Comunque, ragazzi, non è finita qui, perché oltre alla tastiera Nufi mi ha mandato anche qualcos'altro, per esempio questa, che dovrebbe essere la custodia per portare assieme a noi questa tastiera super slim, ed è esattamente così. Vedete, questa è la tastiera originale per portare la nostra tastiera con noi. Vediamo, apriamo il tutto, vediamolo un po' più da vicino. Il colore è già molto molto carino, così gialla, si fa notare, così non ce la dimentichiamo. Se riesco a tirarla fuori magari anche meglio. E eccoci qua, mettiamo da parte la plastica, apriamo. Che qualità, ragazzi. Togliamo questo, togliamo la gomma piuma. Ed eccoci qui, questa è la nostra custodia. Come potete vedere, ci basterà aprirla in questo modo, togliere i piedini qui sotto, la appoggiamo qui e molto semplicemente, una volta spenta ovviamente, possiamo chiuderla in questo modo e portarla insieme a noi, per esempio per utilizzarla con un iPad o magari con il nostro computer portatile, per avere un'esperienza di scrittura decisamente migliore di quella di una tastiera normale. E ancora non è finita qui, perché oltre alla custodia, che magari farò vedere, si può usare anche come stand. Ora al momento non ho iPad qui con me, però appena recupero un iPad vi faccio vedere. Possiamo mettere la nostra custodia in questo modo e mettere qui, non so, il nostro smartphone o magari appunto iPad. Molto molto utile questa custodia per più situazioni, come vi ho fatto vedere. Mettiamo qui la custodia, ma ragazzi non è finita qui, perché Nufi ha mandato il pacchetto completo, e volendo abbiamo anche i tasti scuri. Onestamente io la preferisco così, con i tasti chiari come la state vedendo adesso, ma volendo possiamo cambiare i nostri tasti semplicemente utilizzando il tool che ci è stato mandato assieme alla tastiera. In questo modo possiamo togliere il tasto, come vedete, e andarlo a sostituire con i tasti scuri. Come vedete, la Z qui è chiara, qui è scura, e via dicendo. Questi sono gli switch, ve li faccio vedere un po' più da vicino, molto molto sottili rispetto a degli switch normali. Rimettiamo ora il tasto. Ragazzi, che dire, questa tastiera è davvero molto molto carina in tutti i suoi aspetti. Per quello che l'ho utilizzata sembra funzionare veramente anche molto bene. Ora comunque continuerò ad utilizzarla e vi terrò aggiornati magari con un video, con un ulteriore video, o magari su Instagram, dove come sapete sono sempre sempre attivo. Ora ragazzi, che dire, non vorrei perdere altro tempo e torno a giocare a Call of Duty Warzone con la mia nuova tastiera wireless. Bella ragazzi, anche per oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel like. Vi ricordo inoltre di seguirmi su Instagram, dove sono attivo tutti i giorni con nuovi contenuti. Io sono BB4K, questo è il mio canale YouTube, ci vediamo in un prossimo video, ciao!